L'Alba Adriatica rimanda ancora l'appuntamento con la vittoria, ma mantiene invariato il distacco di 2 punti dalla zona playoff. Finisce 1-1 con il Miglianico, che prende un punto prezioso ed esce imbattuto dal Tomolini di Martinsicuro, stadio dove si è giocata la gara. Si è fatta sentire decisamente l'assenza dello squalificato Miani nell'Alba Adriatica a dirigere l'incontro e Simone Serrani dell'Aquila. Cronaca, prova a fare la partita l'Alba, che spinge subito sull'acceleratore al 16esimo, la prima grande occasione. Lorenzo Emili va con un gran destro dalla distanza, Ferrara vola e toglie la palla dall'incrocio dei pali. Ancora Emili dalla distanza al 20esimo, conclusione centrale controllata da Ferrara. Al 29esimo si fa vedere il Miglianico, azione personale per il capitano Battista, che prova col destro senza convinzione, palla fuori. Al 34esimo però, a sorpresa, passa in vantaggio la squadra di Tacchi, tocco di mano di Sacchetti in aria per Serrani, calcio di rigore giallo per il capitano dell'Alba. Dal dischetto Battista non sbaglia e fa 1-0 Miglianico. Al 40esimo prova a rispondere la squadra rossoverde, Di Nicola crossa dalla destra, Giambè va di testa in aria ma mette alto. 2 minuti dopo Foglia da sinistra, salta l'uomo, entra in aria, palla in mezzo, non trovano la conclusione, capocase in Giambè. Il secondo tempo inizia ancora con la squadra di Zotti che cerca il pareggio al 7esimo, ancora Lorenzo Emili da fuori, stavolta col sinistro, palla sul fondo. Al 16esimo capocasa crossa dalla tre quarti, Foglia prova a colpire in tuffo ma sfiora soltanto. Al 18esimo ancora Foglia, prova l'uno contro uno in velocità, messo giù, arriva il secondo calcio di rigore della giornata. Emili sul dischetto però sbaglia e Ferrara ribatte. Il pareggio al Benze arriva al 21esimo, Giambè fa tutto bene, palla che rimane lì, arriva Nicolò Pantoni e mette alle spalle di Ferrara, è 1-1. Al 26esimo nuova punizione di Battista da fuori, questa volta il rasoterra finisce sul fondo. 30 secondi all'Alba ci prova ancora con Foglia, sinistro ma palla ancora fuori. Squadra in 10 per le espulsioni prima del portiere Petrini dell'Alba Adriatica e poi di Sec nel Miglianico per doppio giallo. Alla mezz'ora capocasa mette ancora in aria da destra per un soffio, ancora Pantoni non arriva al tapin. Stessa scena al 33esimo, Giambè servito da Passamonti la mette in mezzo e Pantoni non ci arriva per un soffio anche stavolta. Dopo 6 minuti di recupero finisce 1-1, tutto invariato in zona playoff e playout e davvero può succedere ancora di tutto. Mister Rizzotti, allora ancora una volta un'Alba Adriatica che ha provato a fare la partita, un'Alba Adriatica che ha creato, forse in zona gol ci voleva qualcosa di più oggi. Sì, importante è creare, abbiamo creato molto, penso di poter dire che è stata comunque una partita al di là della posta in palio corretta, sicuramente molto diversa dalle ultime gare che abbiamo fatto con altri tipi di avversario, quindi faccio comunque i complimenti all'avversario stesso, soprattutto all'allenatore che sin da subito ha parlato di calcio, questo è molto importante. Ecco, distanze che rimangono invariate, l'Alba da un paio di settimane, non è più in quella zona che lei molte volte insomma, ha detto di volersi giocare, che cosa manca adesso? Perché questa piccola frenata, almeno sul piano dei risultati, che purtroppo c'è stata? Questa è una domanda che mi faccio anch'io da allenatore, quindi il primo a essere messo in discussione sotto il profilo mentale sono io. È vero che devo dire che l'assenza di Miani per noi è un giocatore molto importante, perché tutte quelle palle gol di oggi con lui dentro l'area molto bene, forse sarebbe stata finalizzata in maniera diversa, però devo essere bravo anch'io a trovare delle buone soluzioni affinché la mia squadra resti agganciata ai playoff. L'obiettivo di stagione insomma rimane quello ben definito e ben circostanziato. Penso di essere stato molto chiaro all'inizio, siamo stati lì sin da subito e ora vogliamo starci più che mai. Mister, un buon punto che tiene aperte le speranze per questa zona play-out in cui bisogna lottare. Sì, sì, lo sapevamo, venivamo a incontrare una squadra giovane ma forte che i numeri testimoniano e che il campo ha dimostrato. Un buon punto, dispiace solamente il modo in cui abbiamo preso gol, però obiettivamente il risultato di pareggio è giusto, ripeto. Il rammarico è solo la modalità del gol preso. Ecco, i gol sono venuti insomma su episodi, commentiamo intanto anche quello che ha dato il vantaggio alla sua squadra. Sì, sul calcio di rigore, la presa nettamente di mano, ripeto, gli episodi soprattutto in questa fase di campionato spostano gli equilibri,
il risultato, ripeto, è giustissimo, peccato perché eravamo andati in vantaggio e vincere oggi avrebbe significato tanto per noi, come avrebbe significato tanto per l'Alba, e chi è venuto al campo ha visto comunque una partita dove due squadre non si sono risparmiati per superarsi a vicenda. Un equilibrio molto evidente in quella zona. Cosa deve fare il Miglianico per cercare, insomma, di spezzare questo equilibrio? Beh, deve cercare di trovare degli episodi favorevoli che possano spostare la traiettoria della partita a proprio favore. E adesso abbiamo altre due partite, cercheremo di fare 6 punti perché più, di più non se ne possono fare, e poi aspetteremo anche i risultati delle altre concorrenti.